servizio di Amici 24 è ormai alle porte, e con esso arrivano importanti novità che promettono di cambiare l'assetto del programma. Il popolare talent show, guidato come sempre da Maria De Filippi, è pronto a tornare sugli schermi il 15 settembre con le sue intense lezioni di canto e danza, ma quest'anno si prospettano alcune modifiche significative, a partire dall'orario di trasmissione. Secondo indiscrezioni, l'appuntamento domenicale con Amici subirà un cambiamento: pur mantenendo l'inizio alle ore 14, la trasmissione terminerà prima del solito, non protraendosi oltre le 16. La notizia è stata riportata da Giuseppe Candela sul suo profilo X, ex Twitter, ma la conferma ufficiale potrebbe arrivare solo con l'aggiornamento della guida TV Mediaset o direttamente nella prima puntata. Questa variazione influenzerà anche il palinsesto della domenica pomeriggio di Canale 5, anticipando di mezz'ora l'inizio di Verissimo, il talk show di successo condotto da Silvia Toffanin. Un altro importante cambiamento riguarda l'assenza del ballerino Raimondo Todaro, storico professore di ballo nelle ultime tre edizioni di Amici. Todaro avrebbe deciso di non partecipare alla nuova stagione, nonostante si vociferi che Maria De Filippi stia cercando di convincerlo a rimanere. Sebbene la sua uscita sembri ormai certa, non è escluso un colpo di scena dell'ultimo minuto. Nel frattempo, si fanno già i nomi dei possibili sostituti di Todaro. Tra i candidati figurano volti noti della danza televisiva come Stefano Radei, Samantha Tonni e Adriano Bettinelli, tutti con una solida esperienza del mondo dello spettacolo e pronti a portare la loro professionalità nella scuola di Amici. A far parlare è anche l'eventuale partecipazione di Ilan Muccino, figlio del noto regista Gabriele Muccino, che potrebbe essere uno degli allievi di questa edizione. Anche se la sua presenza non è stata ancora confermata ufficialmente, la voce ha già suscitato grande curiosità. Con questi cambiamenti, Amici 24 si preannuncia ricco di sorprese e novità, pronto a emozionare il pubblico e a mantenere vivo l'interesse che, anno dopo anno, lo rende uno dei programmi di punta del palinsesto italiano. Non resta che attendere il 15 settembre per vedere come si evolveranno le dinamiche all'interno della scuola più famosa d'Italia.